Il Consiglio regionale si è riunito in seduta solenne al cinema La Compagnia di Firenze per celebrare la festa della Toscana, che ricorre il 30 novembre, nata per ricordare la firma del Codice Leopoldino con cui nel 1786 il Granducato di Toscana, primo Stato al mondo, abolì la pena di morte per volere di Pietro Leopoldo di Lorena. Filo conduttore di questa edizione 2021, dall'abolizione della pena di morte alla lotta ai linguaggi d'odio, la Toscana terra dei diritti. Fummo il primo Stato al mondo 235 anni fa, era il 30 novembre del 1786, ad abolire la pena di morte. Oggi è abolita in 106 paesi del mondo, su circa 200 stati del mondo. Ancora più della metà della popolazione della Terra vive in paesi in cui l'ordinamento penale chiede come estrema ratio, ma comunque la pena di morte. Ecco, i valori di civiltà, dell'umanesimo, dei diritti, della libertà che la Toscana seppe esprimere per prima 235 anni fa sono attuali, perché c'è ancora circa quasi 100 paesi, più della popolazione mondiale, da liberare dal sapere che un giudice può condannarti alla pena capitale. Magari con qualche anno dopo scoprire che si tratta di un errore giudiziario, o comunque con il sacrificio di una vita umana che invece deve vivere il suo percorso naturale fino alla fine, anche con la possibilità di poter rieducare se stessi e rendersi conto dello sbaglio che si è fatto. È uno dei salti di qualità della civiltà umana, il rispetto dell'uomo, il rispetto dell'umanesimo che caratterizzò, sono 700 anni dalla morte di Dante, la Toscana di allora, che poi dall'umanesimo passò al Rinascimento. È quello che abbiamo voluto esprimere e che esprimiamo ogni anno da 20 anni con la festa della Toscana. Questa è la festa di tutte le cittadine e tutti i cittadini della Toscana. Non vuole essere una ricorrenza per ricordare per quanto la Toscana è stata all'avanguardia nel mondo, abolendo per prima nel 1786 con Pietro Leopoldo la pena di morte. E non vogliamo fare solo questo, perché basta leggere i dati di Amnesty, ci dice ancora che metà dei paesi al mondo non hanno abolito la pena di morte. Ma oggi vogliamo mandare un messaggio specialmente alle ragazze e ragazzi più giovani: non siate mai indifferenti. La Toscana ha scelto sempre di stare dalla parte giusta della storia e noi dobbiamo continuare a fare lo stesso, portando con forza il tema dei diritti al centro della nostra azione. Alle ragazze e ragazzi dico che oggi è un po' un passaggio di testimone. Un passaggio di testimone in cui trasferiamo quelli che sono i nostri valori. La Toscana è terra di diritti, è terra di accoglienza. La Toscana vuole essere all'avanguardia anche nella lotta ai linguaggi d'odio, per questo abbiamo legato le due cose. Ai ragazzi più giovani, alle ragazze, dico di non voltarsi mai dall'altra parte. Se un loro coetaneo è molestato in rete oppure dal vivo. Avete visto cosa è successo alla vostra collega Greta qualche giorno fa. E questo è solo un caso piccolo rispetto alla violenza che ogni giorno tante donne e tanti uomini ancora subiscono. È una sfida culturale, oggi è l'inizio, noi vogliamo andare nelle scuole e portare avanti questa battaglia culturale che non ha colori politici, di tutta l'assemblea legislativa. Lo vogliamo fare dicendo che la Toscana è una terra che non odia, è una terra che sul tema dei diritti vuole essere all'avanguardia, è una terra che guarda con speranza al futuro. La festa della Toscana è nata per rafforzare l'identità della comunità regionale, ma anche per ricordare l'atto rivoluzionario che fece Pietro Leopoldo con l'abolizione della pena di morte, rendendo la Toscana all'avanguardia per quanto riguarda delle scelte di grande civiltà. Oggi rafforzare la civiltà e la giustizia significa anche contrastare il cyberbullismo, significa contrastare le fake news che vengono diffuse nella rete alimentando sentimenti di odio. Quindi credo che la festa della Toscana ogni anno sia un appuntamento importante per riaffermare quei principi di civiltà, quei principi di democrazia che sono nati, se vogliamo dirla così, con Pietro Leopoldo, ma che debbono continuare con scelte che giornate come queste sono in grado di rafforzare.
Cominciamo con il ricordare la storia, una bella storia. 30 novembre 1786 siamo stati il primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte. Occorre continuare in modo serio, autorevole, la battaglia per i diritti, contro tutte le forme di odio, anche nei nuovi moderni mezzi di comunicazione, nei social. Occorre fare massa comune per dire stop a tutte queste forme di odio che ancora colpiscono chiunque nella nostra società, lo vediamo tutti i giorni. Ma quello che mi sento di dire in particolare oggi è che ancora in un periodo delicato quale quello presente, però vediamo arrivare i sindaci e i loro delegati da tutta la Toscana. E questo è un gran bel segnale, sono contento di aver dato un contributo in questo senso, perché soltanto con l'unitarietà, ma anche con le idee chiare, con lo spirito di autonomia e di dare forza ai territori, possiamo davvero ripartire come Toscana. In Toscana chiunque viva la Toscana, chiunque scelga la Toscana, chiunque ami la Toscana si deve sentire a casa, e lo dobbiamo fare anche combattendo i linguaggi d'odio, combattendo i comportamenti. Negli ultimi due giorni la Toscana è stata purtroppo teatro di un episodio che tutti abbiamo commentato, che ha riguardato una vostra collega, laddove poi i discorsi d'odio sfociano anche in gesti al limite del rispetto, ben oltre il limite del rispetto, e quello che è successo a Greta è un simbolo, no? Cioè, quando poi ti senti tutelato e sai di poterti muovere nell'impunità, poi arrivi, quando hai alle spalle il branco, quando hai alle spalle la forza del gruppo, a compiere gesti come quello che abbiamo visto succedere sabato scorso. Io rimango basito, io di fronte a un gesto come quello rimango basito, perché nel 2021 c'è ancora qualcuno che pensa. A me, più che il gesto, ha dato fastidio la nonchalance, la semplicità con cui quell'imbecille, perché di un imbecille si parla, ha compiuto quel gesto. Cioè la nonchalance con cui nel 2021 tu puoi camminare in un giardino fuori da uno stadio e passi di fronte a una donna e, perché no, gli dai una pacca sul sedere. Questo è quello che noi dobbiamo combattere. Dobbiamo combattere il discorso dell'odio, il linguaggio dell'odio, prima che qualcuno faccia sfociare il linguaggio dell'odio in qualcos'altro, perché il confine è molto labile e l'orgoglio toscano serve anche a questo. Io credo che quando si parla di violenza sia fondamentale e far capire a tutti che la violenza non è soltanto fisica, ma che è quella psicologica, quella, una violenza sociale delle volte che si esercita anche sui social e non soltanto di persona, può essere ancora più dannosa, proprio perché appunto è strisciante e tocca tutti quanti. E la Toscana in questo deve essere tra le prime a richiamare l'attenzione dei diritti, anche il diritto a una vita priva, lontana dalle violenze e di ogni tipo. Abbiamo assistito anche in questi giorni a episodi inaccettabili anche di violenza nei confronti di una giornalista, ma in realtà la violenza è presente nella nostra vita di tutti i giorni, e quindi oggi festeggiare la festa della Toscana significa anche fare memoria delle nostre radici, fare memoria di quel periodo nell'epoca dell'illuminismo in cui la Toscana, prima ancora che Beccaria pubblicasse dei delitti e delle pene, aveva deciso che la pena di morte era una misura contro la persona e contro la morale, contro tutti i valori per cui ancora oggi la Toscana deve continuare a battersi. 30 novembre è una giornata importante per noi toscani, è la festa della nostra storia, la nostra identità, la nostra cultura, la capacità che abbiamo avuto nei secoli di dimostrare al mondo quelli che sono i valori dell'uomo, i valori del rispetto degli altri, la non violenza, il fatto di rispondere alla violenza senza rispondere con nuova violenza, l'abolizione della pena di morte che oggi attualizzata dimostra quanto la Toscana può fare tanto come ruolo istituzionale, insieme ai sindaci che ringrazio per la loro presenza, con tutte le istituzioni, e credo che questa sia una giornata importante perché deve dimostrare quanto la Toscana nei propri valori può credere può testimoniare ed essere in grado di innovare. Siamo stati in grado di cambiare nel 1786, dobbiamo essere in grado di cambiare oggi, perché ci sono nuove forme di violenza che sono verbali, non verbali, sono mentali, nei comportamenti, negli atteggiamenti, sono sui social, sono in tanti meandri della società. A noi il compito di andare a redimere le persone, a denunciare le violenze, ma essere in grado anche di innovare in termini di tutela dei diritti, garantendo i doveri. Thank you.
Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza, con 21 voti a favore di PD e Italia Viva, 11 voti di astensione di Lega e Fratelli d'Italia e 3 voti contrari di Movimento 5 Stelle e Forza Italia, l'adeguamento normativo al decreto legge 76 del 16 luglio 2020 e alla sentenza 2/2021 della Corte Costituzionale, che va ad introdurre modifiche alla legge regionale 65/2014 e alla legge regionale 31/2020. Tra le principali modifiche introdotte dalla legge, la proroga del piano operativo dei comuni da 3 a 5 anni, una nuova formulazione degli interventi sottoposti al permesso a costruire, tra cui gli interventi di ristrutturazione edilizia, che è stata ampliata, la possibilità di comprendere anche interventi di aumento di volumetria, il dimezzamento dei tempi di attesa per l'autorizzazione sismica. Modifica che abbiamo fatto alla legge 65 e alla legge 31, il recepimento di una norma della Corte Costituzionale e del decreto legge semplificazioni che il governo ha fatto proprio per consentire ai cittadini di intercettare il super bonus per l'adeguamento edilizio, per il recupero, l'adeguamento sismico, per il risparmio energetico. Insomma, abbiamo fatto queste modifiche che sostanzialmente mettono in condizioni di prorogare gli strumenti urbanistici da una parte, abbiamo normalizzato e meglio definito cosa si intende per nuova costruzione, perché a volte una parola dava interpretazioni ai comuni, abbiamo specificato quali sono gli interventi che necessitano di SCIA o di permesso a costruire e abbiamo introdotto un concetto un pochino più estensivo delle tolleranze costruttive. Come Partito Democratico, infine, in Commissione abbiamo, proprio per venire incontro ai cittadini che trovavano una difformità tra i numeri depositati nei comuni delle proprie case, quando i geometri o i tecnici andavano a fare la domanda del super bonus, c'erano a volte delle piccole difformità che noi abbiamo invece definite legittime, cioè quindi lo stato di fatto è lo stato legittimo degli immobili. Infine, per i comuni che ancora non hanno adeguato gli strumenti urbanistici, gli abbiamo dato la possibilità di farlo entro il 2022. Questo era un provvedimento davvero molto atteso perché consente in questo modo ai cittadini di poter davvero ripartire per l'intercettazione del superbonus, ai professionisti di lavorare, alle imprese di investire nel nostro territorio. È l'ennesima modifica alla legge 65, questa volta molto significativa, però c'è ancora qualche lato che a noi non ci convince. Detto questo, bisogna rilevare che il PD dopo 7 anni ha deciso di sconfessare l'ex assessore Marzon, portando delle modifiche che sono veramente sostanziali e che disconoscono la ratio con cui quella legge era stata votata nel 2014. Oltretutto, in commissione abbiamo anche cassato i primi 2 articoli di questa modifica, che prevedevano che il Consiglio venisse praticamente svuotato delle sue competenze passando i piani speciali tutti alla Giunta. Quindi devo dire che il PD in Consiglio si è fatto valere questa volta, ma è bene, deve essere un segnale per la Giunta, perché ricordiamo che il Consiglio ha la potestà legislativa e non può essergli impedita certo da una legge che arriva da qualche assessore. Le modifiche sono interessanti, sono volte al recupero, cosa che noi diciamo da sempre: quello che c'è va recuperato, anche perché ci sono molte aree che sono degradate in Toscana, e va però anche a toccare delle tematiche che secondo noi avevano bisogno di un passaggio dalla seconda commissione, perché quando si parla di agriturismi, e c'è una legge in discussione in seconda commissione, una nuova legge, un'altra legge ancora, e ce n'è una presentata dalla Lega che andrà in discussione a breve, forse era bene cercare di capire qual era la soluzione migliore, altrimenti rischiamo di fare solo confusione. Quindi io credo che ci sia un po' di scollamento nel PD in questo momento, perché vediamo che la Giunta presenta le cose, il suo consiglio gli boccia gli articoli, e vediamo che le commissioni non parlano tra di loro, quindi un problema politico lo rileviamo. Rileviamo però che finalmente, come diceva già il centrodestra nel 2014, la legge Marzon si sono resi conto anche al centro-sinistra che non poteva funzionare e l'hanno totalmente stravolta. Con la proposta di legge numero 59 la Regione si adegua al decreto 76/2020 del Governo, che si è reso necessario per far sì che gli adempimenti in relazione ai bonus fiscali, il cosiddetto 110%, siano effettivamente realizzabili. Si tratta infatti di introdurre una serie di modifiche alla legge 65/14 sulle tolleranze sulle altezze, introducendo dei criteri di flessibilità
flessibilità e anche di speditezza dei procedimenti amministrativi, favorendo quindi il lavoro dei tecnici, cosa che veniva chiesta da diversi anni e che grazie, diciamo, al bonus 110% e alla mole di lavoro che ha scatenato ha reso assolutamente necessario. In più adeguiamo le norme anche a una sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato illegittimi due articoli, mi sembra, della legge regionale toscana. La legge Marson è stata definita in tutta Italia come una delle leggi sul governo del territorio e del paesaggio migliori. E se anche è vero che potrebbe essere rimodulata e aggiornata ai tempi di oggi, certo non meritava che venisse smantellata così come è avvenuto. Perché di fatto, se all'interno di alcuni articoli si può vedere un effettivo alleggerimento e semplificazioni riguardo la burocrazia e alleggerimento economico riguardo alcuni oneri, alcuni altri, come il passare dai 3 ai 5 anni oppure alzare i livelli di tolleranza, ci dicono chiaramente che stiamo andando verso una deregulation. Ecco, è quello che hanno contrastato anche associazioni come CGL, come è stato denunciato anche da Lega Ambiente. Tutto questo non è stato però preso in considerazione non soltanto dalla maggioranza ma anche dalle altre opposizioni. Ecco, in un momento in cui il PNRR parla di transizione ecologica, gestione e tutela dell'ambiente, soprattutto in un momento in cui il dissesto idrogeologico è un problema gravissimo per i cambiamenti climatici, credo che si stia aprendo una breccia molto pericolosa in un territorio fragile come quello toscano. Una modifica importante a legge Marson che entra nel merito, ci è stato riconosciuto dall'Aula il merito di questa battaglia, ce lo prendiamo volentieri, ovviamente l'abbiamo condiviso con altre forze politiche, però modificare la legge Marson è un dovere. Oggi abbiamo agito su una quarantina di articoli che la migliorano, la semplificano, vanno nella direzione che noi, con la quale ci eravamo proposti in campagna elettorale. Allo stesso tempo, nelle prossime ore mi aspetto che ci sia un ulteriore scatto in avanti rispetto all'approvazione di un ulteriore step, che è quello che noi abbiamo depositato, che eliminerebbe la doppio livello di programmazione, non ci sarebbe più piano strutturale e piano operativo, ma solamente un unico strumento. Se riusciamo a fare queste due grandi modifiche che erano previste nel nostro programma elettorale, da qui a fine anno mettiamo la Toscana nelle condizioni di intercettare la ripresa economica con degli strumenti urbanistici completamente nuovi, che era una parte saliente del nostro programma. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità il frazionamento della maxi zona distretto Aretina-Casentino-Valtiberina. Non si escludono a priori altre revisioni, ma non ci saranno automatismi, come ha precisato il capogruppo del PD Vincenzo Ceccarelli. Il frazionamento divide la maxi zona distretto in zone distinte, Aretina, Casentino e Valtiberina. Si tratta di un impegno mantenuto, si è concluso un iter avviato a gennaio di quest'anno con una mozione presentata dal gruppo del Partito Democratico approvata all'unanimità. Questa zona distretto, quando nel 2017 fu definita, apparve subito una zona troppo grande e disomogenea. Successivamente abbiamo costantemente avuto la richiesta da parte degli amministratori locali di poter tornare a delle dimensioni più omogenee sulle quali organizzare i servizi sociosanitari e territoriali e facilitare la rappresentanza da parte loro. Per cui abbiamo attivato questo procedimento come previsto dalla legge e finalmente siamo arrivati alla nuova definizione. Il Casentino, Arezzo e la Valtiberina avranno ognuna un proprio distretto sociosanitario più omogeneo, più facile nell'espressione della rappresentanza, e noi speriamo che questa soluzione possa facilitare in futuro, in una sanità che ha bisogno di ridefinirsi, di rafforzare l'integrazione fra il sociale e il sanitario, di rafforzare i servizi territoriali, possa in questo modo farlo in maniera più adeguata. Abbiamo votato a favore del ritorno all'autonomia, ma noi siamo sempre stati per l'autonomia e l'abbiamo fatto in modo coerente dicendo la nostra posizione nel corso del tempo. Si torna alla classificazione che vi era in precedenza. Arezzo aveva tutti i numeri per rimanere autonome, Casentino e Valtiberina di fatto sono rimasti ai margini del mega distretto. Oggi torniamo a quella che era la situazione precedente e che noi non avremmo mai voluto toccare. Thank you.